Siamo alla presentazione del dossier di rito Cilento e Lupo, Padre Pio e Santo della Misericordia. Siamo qui con Padre Leone Mocerino, che è il parroco del convento di Sant'Antonio a Mercato San Severino. Padre Leone, ancora senso ai giorni d'oggi, con relativismo, secolarizzazione e quant'altro, parlare di Padre Pio? Sì, Padre Pio è colui che ci richiama a vivere la fede in Gesù Cristo, che è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Ecco l'attualità sua per ogni giorno, per ogni momento della vita e della storia. Cosa vede nel libro di Rito Cilento e Lupo? È la ripresentazione del Santo della Misericordia attraverso tanti episodi, episodi di misericordia, di opere di misericordia che San Pio ha compiuto verso tanti che l'hanno invocato o a tanti che stesso lui si è presentato per dirgli la grazia di Dio e per dargli la grazia di Dio. Come vede in generale la fede di Padre Pio e anche il suo essere uomo di sofferenza? La fede di San Pio è la fede di colui che ha riposto in Cristo tutto il suo essere, tutta la sua vita. È la fede sua che ripone in Cristo e quella fede che rispecchia il Cristo crocifisso, povero, umiliato, sofferente e che porta a salvezza. E San Pio nella sua carne ha vissuto questi patimenti proprio per la salvezza sua, ma per tante persone che si sono rivolte a lui tramite di lui per grazia di Cristo. Anche se ci sono già state altre pubblicazioni in merito, cosa rende diversa questa ultima fatica opera letteraria da parte vostra, da parte sua? Beh, io credo che in realtà ci sia l'originalità delle testimonianze. Sono 50 testimonianze inedite di guarigioni, di miracoli che Padre Pio ha fatto a tante persone che probabilmente nella vita di tutti i giorni sfuggono all'occhio dei più superficiali. Sono persone invece toccate, che hanno avuto la guarigione fisica, altre la guarigione del cuore, e sono persone un attimino della Valle dell'Irno, di Salerno, di Napoli, un po' della regione Campania. In questo primo dossier, che è stato depositato anche con annullo storico commemorativo al comune di Pietrelcina, dove si è fatta la prima edizione del concorso appunto su Padre Pio, e è stata poi un'altra copia tradotta sia al convento di Pietrelcina nonché a quello di San Giovanni Rotondo. E quindi in questo dossier, come io ho voluto che fosse, tra queste pagine ci sono testimonianze di persone che hanno toccato con mano come ci sia. Quindi in questo dossier, come io ho voluto che fosse, tra queste pagine ci sono testimonianze di persone che hanno toccato con mano come ci sia. L'intervento di Padre Pio spesso, anche quando ci sono delle situazioni che rischiano di gettare nella disperazione, nella sofferenza. Si parla di profumi di Padre Pio come segnale appunto della vicinanza del Padre e della grazia. Sui profumi si è tanto detto, si è tanto scritto, e anche molti personaggi in queste pagine riferiscono di aver sentito appunto questi profumi intensi di rose. Un santo democratico e popolare dunque, ma cosa distingue il fenomeno della fede in sé, anche razionale, rispetto magari al miracolismo ricercato da alcuni? Beh, io credo che la fede si traduca in un atteggiamento maturo di coerenza al Vangelo ogni giorno, mentre il miracolistico insegue lo scoop del momento, il segnale particolare, insomma andare dietro al sensazionale. Invece la fede è quella che ci consente di camminare ogni giorno e di assumere un atteggiamento che è quello che troviamo nel Vangelo.